Oh, Ma Lorenzo, insomma, stavamo quando cercando di ti capire, capire, Daniela, Daniela, che che tipo tipo di di problema problema poteva poteva essere. essere. Lorenzo Lorenzo accennava accennava al al fatto fatto che che forse forse Streamlabs Streamlabs sta sta facendo facendo delle delle cose, cose, per per cui cui c'è c'è un un po' po' un un problema, problema, perché perché pare pare che che improvvisamente improvvisamente occupi occupi tutta tutta la la RAM, RAM, ma ma in in realtà realtà la la RAM RAM qui qui è è disponibile, disponibile, ci ci sono sono 16 16 giga, giga, quanto quanto cazzo cazzo di di RAM RAM serve serve a a far far funzionare funzionare sto sto coso? coso? Cioè, Cioè, poi poi fra fra l'altro l'altro questo questo tipo tipo di di doppia doppia voce, voce, sì, sì, lo lo so, so, perché perché ogni ogni volta volta crashando crashando non non salva salva quello quello che che io ho io ho fatto. fatto. Ok. Era un complimento quello che ha censurato. No. Madonna. Fra l'altro. Sentite? Sì, vi sentiamo. Sto rispondendo un attimo Yeah! ai nostri abbonati sul gruppo Telegram. Quindi stavo facendo una cosa per voi, cazzarola. Io voglio una caramella adesso, perché Ragazzi, sono acido e ho bisogno di roba dolce. il mese prossimo io compro un computer che SpaceX si mette da parte. Si mette da Letteralmente. parte perché dice che cos'è sto troiaio. Eh? Compro un computer che quelli di SpaceX mi devono chiedere. Scusate, mi devono chiedere, scusa, possiamo usare il tuo computer che i nostri fanno schifo? C'è Sugo Sardo che dice i Pokémon stanno lanciando maledizioni per essere stati sostituiti. Poi Ci è. sta. Comunque sto palesemente mangiando una caramella. Non si sente. Come fai a mangiarla così senza farti beccare? Insegnami. Ma per andare dove devo andare? Dove devo andare? Allora, io voglio entrare dentro questa casa, però c'è una porta spranghella. Rompi tutto. Vediamo se. Ah, guarda, scivola all'interno. Scivola È una caramella all'interno. enorme. Ecco. Salve il frigo per la terza volta. No, in realtà abbiamo iniziato la live da 2 minuti. Cosa dite? Quattro caramelle. No, era una. Era una. Come si chiamano queste? Caramella rara. Ragazzi, lo sappiamo, Sì, oggi abbiamo vabbè. detto già che è una giornata un po' di. Ecco. Intanto tiro un po' più sulla mia webcam. Ok, esatto, qua va bene. Oh, guarda, c'è una dell'interfaccia sotto la webcam. L'ho vista adesso, ecco prima. Prima Ora vediamo. ci si fa. Si scrive sotto la descrizione del canale. Sì, lo sappiamo che le bestemmie le possiamo dire su Twitch, ma non è una cosa bella. Sì, siamo noi che preferiamo che non vengano dette. Poi Giovanni si censura, quindi va benissimo. Ma io non voglio. Cioè, ragazzi, ma io non bestemmio. Cioè, io quando premo il beep è solo perché mi va. Ma non è che dico. Non è vero. Non è mai Nello successo. sfogo. Siete voi che pensate male. Io non bestemmio. Mai bestemmiato in Ma vita no, mia. tu imprechi e basta. Ma no, ma neanche. Ci sono gli zompi. Ci sono gli zompi? No, gli infetti. Una nuova categoria? C'è questo che si sta lamentando. Anzi, ce ne stanno due in realtà. Madonna, sentite come si lamenta. Ah, ma io pensavo fosse un fantasma, sbrilluccicava. Tra l'altro, Spezzato. in The Last of Us Parte 2, una cosa che non abbiamo detto è che queste modalità, siccome è al buio, qualcuno fa fatica a vedere e così via, hanno fatto la possibilità di metterli con colori diversi, quindi super contrastati,
in modo tale che sia il più accessibile a tutti. Sì, ma pare che dalle impostazioni si possano cambiare talmente tante cose. Oh cazzo. Dai, dai, spara, 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 spara. Sì, perché spara, ma... spara. No, no, menarli è più bello. È più bello menarli. Sì, però non gli hai dato troppo... Cioè, hai dato giù con niente. Si vede che mica tutti devono essere per forza super fighi. C'è, c'è Francesco R94 che dice: quello sembro io la domenica pomeriggio dopo il pranzo de nonna. Ok, si apre il frigo, non si apre il frigo, no, mo pretendo troppo, vabbè. No, il frigo è in chat, quindi non si apre. Ah, ah, aspetta, aspetta, cosa hai detto? Abbiamo anche l'effetto. Ridilla, Daniele, per favore. Abbiamo il frigo in chat, quindi non si apre. Bene. Mi sono persa. Dopo questa potete disiscrivervi. Vuoi una birra qualcosa? Sì, due birre. Ne avrei proprio bisogno. Chiaccio. E quindi mo dove devi andare? No, di là. C'è un sacco di gente qua. Para, mena, 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 mena. Vediamo se riesco. Tra l'altro l'infetto sta pure fottendo dal freddo praticamente. Comunque il frigo mi ha chiesto di che marca voglio la birra. A me piace molto la Ichnusa, quindi... Io ogni volta che dico che mi piace la birra Corona mi dicono sempre: buona, ma da maschio ne conosci una? È sempre così mi dicono. Potrei risponderti la stessa cosa. Sì, sì, mi dicono sempre: ne conosci una anche da maschio? Ma che vuol dire? Non mi piace la birra Corona, che devo dire? No, la Ichnusa non filtrata è molto buona, mi piace tanto. Il tavernello, il frigo te lo puoi tenere. Cioè, a meno che tu non debba fare... non so, qualcosa in cucina, ma... Eh sì, col tavernello ci si cucina. Intanto sto cercando di capire cosa sta succedendo, perché niente, non sto ammazzando gente randomicamente. Non vorrei mai perdermi nessun pezzo per nessun motivo di gioco, perché ho capito che qua perdi due secondi e non capisci più un cazzo. Ah, questa è incazzata. Tra l'altro schiva, schiva, ma cazzo, ma schiva. Madonna, quanto mi piace quando gli spappola la testa. Che bello. Fa che siano finiti. Facciamo che siano finiti. C'è un sacco di gente che si lamentava dicendo: è troppo violento. Ma non è vero. Allora, di qua non ci si può andare. Poi sì. Cioè, che secondo me sì, devi prenderla in corsa. Ma che... Sì, no. Come l'altro, ah, no, me. In mezzo doveva passare. Ok, bene. Orme. Orme di cavalli. Dov'è la pattuglia? Abbiamo mollato lei così per passare a Ellie, sicuro. Eh sì, perché ha detto dov'è la pattuglia e quindi adesso ci farà esatto. Vedere la pattuglia sono lei e Dina la dinosaura. Dina la dinosaura? Ragazzi, stasera Daniele ci regala delle perle. Ma dai, come cazzo fai a chiamare una protagonista, la protagonista di una storia Dina? Vabbè. Questa è come mia zia, questa è come mia zia Rosaura. In chat mi mandate qualcosa per supportatemi. Io c'ho Daniele che lo sento e Giovanni che gli dà corda. Mia nonna si chiama Dina, dice Vale.
Daniele, chiedi scusa a Vale. Ma no, ma allora, io non discuto sul fatto che abbiate zie e nonne che si chiamino Dina, ma chiamare la protagonista di un gioco così Dina mi sembra un po' cattivo, o almeno di cattivo gusto. Pensa se si chiamasse davvero Saura di cognome. Ma perché tu c'hai una zia che si chiama Saura? No, però una zia che si chiama Rosaura, che penso che sia terribile. Poveretta. Comincia a piacermi persino il tatuaggio. Wakamba, io ti devo... cioè, te lo cancello sto messaggio. No, 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 no. Quello te lo tatui. Interessante. È diverso. Smettila. No, già uno di tatuaggio. A parte che devo scegliere davvero il secondo tatuaggio. Anche io ho un tatuaggio. Un prof del liceo, un prof del liceo di Gin si chiama Sauro di nome. E Dino di cognome. T'immagini. E faceva storia ed era specializzato in archeologia. Esatto. Merdino è rimasto nel box. Ehi. Vuoi vedere una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia? Succo sardo. Oddio, che battuta! Hai sentito? Vuoi vederti una cosa spettacolare? Stai per indicarti la faccia. Naughty Dog, ma ste battute de merda, ma perché? Guarda, è proprio da... cioè, proprio, no. Maronna. Cioè, penso che sia di cattivo gusto, peggio delle mie. Cioè, tipo... scusa, quando... cioè, tipo quella cosa, tipo... senti, scusa, ma quando sei caduta ti sei fatta male? Dove? Dal cielo, come le stelle. Cioè, proprio quelle battute di merda. Oh, Gesù. Gigliana, sì, lo so che i tatuaggi vanno sempre dispari, ma prima devo scegliere il secondo e poi il terzo. Se non faccio il secondo, come faccio a fare il terzo? Oh, è di qua, bacce. Bello. Panorama niente male. Panorama niente male, Questa zona ha i suoi vantaggi. Dove firmiamo? Poi fra l'altro, scusate ragazzi, Dina è un cesso atomico. Cioè, scusate, però è brutta proprio. Andiamo avanti. Ma, no, ma no, dai, poverina. Zio, cioè... zio, è un cesso... dai, dai, Lorenzo, tira su un sondaggio. Sto facendo, che non sto sondaggio. No, raga, Dina fa veramente dai, è brutta proprio. Ma poverina, ma cosa ti ha fatto? Ma tanto mica è la tua ragazza. Ho capito, però è brutta, cioè, lo stesso. Cioè, dai, cazzo. Capito, ma è perché brutta. Perché non vai mai in spiaggia d'estate e lì capisci veramente qual è la media. Cioè, ma l'hai vista? Eugene. Poverina, che t'ha fatto? Ah, capito, è brutta. Faceva troppo ridere. Vabbè, sentiamo che dice. Mi ha anche insegnato se a me fa votare con la roba elettrica. Oh. Vorrei arrivare a 73 anni così. E infatti Jean dice, secondo me è carina Dina. Lorenzo, secondo te è normale che questo coso continua a salire di consumo della RAM così a caso? Cioè, mo sta a 9. No. Quanto prende Streamlabs? Lo vedi andando sul processo. Ragazzi, stiamo imparando a utilizzare un computer. Anzi, io sto imparando a utilizzare un computer. Streamlabs di processi dice molto alto. Sta usando una GPU 3D tendenza... no, memoria. GPU rete disco memoria 847 mega. Quindi c'è qualche altra cosa che succhia un botto. Se clicchi su memoria te lo ordina. Allora, 4K Capture Utility, che è quello che stiamo utilizzando per vedere il gioco, che succhia. Scusate ragazzi, perché nel frattempo stiamo capendo che cazzo sta succedendo. Succhia 880 mega. Vabbè, vabbè, non ci sta. La GPU sta alta. Nel frattempo, vedete, noi studiamo. Ma il fatto che la GPU sia alta non è un problema. No, cioè, no, la GPU no. È legata. Mandami una foto se riesci. Mandami una foto dei processi se riesci. Ragazzi, io scusate, ma c'è un attimino, c'è questa storia che... te la sto mandando. Che, raga,
c'è sta storia. No, ma meno male che l'abbiamo scoperto insieme, nel senso che almeno capiamo come risolverla. Tutto un... ce la faremo prima o poi. Nel frattempo, sondaggio. Dove cazzo è salita Dina? Ah, lì. Qui c'è Anche Andre Pixel dice, ma Giova, che hai perso 89 giga di RAM? Probabilmente c'ha... No, ma c'hai un problema. C'ha un dietro. Problema. No, TH non ce l'ha, ho controllato. L'hai ordinato per memoria. Ma non fa 9 giga quella riga lì. Sì, sì, è ordinata per memoria. E però c'è il qualcosa tuo... sopra 4K. Il tuo no, quella cosa più alta. La cosa più alta è 1 giga. I processi di memoria in totale sono 9 giga. Aspetta, ti mando quest'altra foto. No, ci credo. No, te la mando. Cos'è, come è come quando litighi con la ragazza e dici no, è così, adesso te lo faccio vedere, eh? Esatto. Ma gli ho detto che mi fido. Mi fido. Ma mi stai tradendo? No. Ma figurati. Voglio aprire questo. Quanti tatuaggi hai? È finito il sondaggio. Il 57% delle persone non ha un tatuaggio. Madonna, trovo un bong. Ehi, scommetto che questo bong era di Eugene. Ma lo sta fumando? Purtroppo no. Hai portato anche l'erba per caso? Ehi! Così? Vabbè, tanto è la fine del mondo, cazzo te ne frega. Vabbè, scusa, amica. Madonna, ma guarda come apre i cassetti, va? Ma io non lo so, mai. Cioè, poi si scoprì, no? Sarebbe bello vedere ogni volta che ci stupiamo di una cosa, di fare un flash sulla Naughty Dog e il programmatore che impazzisce dicendo devo fare aprire bene i cassetti. Non hai idea quante bestemmie uno ci tira dietro questa roba. Peccato che in America 10,1 di memoria RAM utilizzata, ma è tanta face. Adesso siamo a 10,2, calcolo. No, che dici? 10,2 in totale di RAM. Non mi chiedere di che cosa. Fatto. Di nulla, perché i processi non ci arrivano a 9 giga, la somma dei processi, quindi c'è qualche problema da qualche parte. Questo l'avevo vagamente intuito. Piano sale la RAM. Guarda. In questo caso come funziona? Ci si dissocia. Mandami screen della chat. In questo caso come funziona? Si bestemmia. Per esempio. Amo chat. Guarda che. Andiamo al centro commerciale. Centro commerciale? Andiamo al centro commerciale. Con il supermarket? No, il paese è dopo. Il paese c'è. Ecco il paese. Quello con la grossa torre? Ecco il paese. Sì, quello del prossimo avamposto. Ma c'è il sondaggio su Dina? No, il sondaggio su Dina no. Su Dina no. Dai, raga, no. Dina è in cesso. Potete mettere tutto il sondaggio che volete, ma uno scaldabagno a prescindere. Cioè, è proprio brutto. Poverina, ma la bellezza è soggettiva. Cioè, ma allora, paio de balle. Facciamo l'esempio che facevo l'altro giorno. Ho capito, guardala. E Maurizio Costanzo la conoscete tutti. Ma ho capito, ma c'è qualcuno che troverà carino Maurizio Costanzo? Brad Pitt, volevo dire. Maurizio Costanzo, solo la De Filippi. Ma che vuol dire? Ma una persona non è solo... Intanto queste stanno litigando perché Dina gli sta dicendo a Ellie che c'ha gli stessi vestiti di ieri e sta rosicando. Ho capito, che come si doveva cambiare? Siamo a 11 giga, Lorenzo. Ci salutiamo, ve lo dico. Facciamo il lift off del PC. Verso 15 facciamo il lift off del PC. Il lift chi? E lo facciamo volare. Adesso 4K Utility sta consumando 1 giga. Ma c'è anche Steam aperto, ma perché c'è Steam aperto? Ma chi te se in culo a Steam? Ma non è Steam il problema. Ho capito, ma io chiudo cose. Hai liberato 40 mega, complimenti. Ho capito, come faccio a ottimizzare la RAM qua? Ora, così poco tempo non si può. No, come? 4, 3, 2,
Uno. No, no, non ancora. Vi ragazzi, state divertendo, cioè, vero? Vi state divertendo. Sì, no, no, siamo tristi. Ragazzo di cane, sì, facciamo un po' ragazzo di cane, raga. No, abbiamo ancora un quarto d'ora. Hai calcolato che fra un quarto d'ora esplode la vita? Più o meno, sì. A questo ritmo, un quarto d'ora, 13 minuti. Ma quindi adesso torni a cavallo? Beh, lei è arrivata, ha firmato, adesso se ne devono andare. In realtà il PC che crash è per darti... Tra l'altro le ventole non stanno neanche correndo tanto. Ma non, il problema è la RAM, cioè che si riempie la RAM, non che si sta scaldando il PC. Ho capito che si riempie la RAM, come la svuoto? Nel cesso, non lo io so. Io spero di morire come Eugene. E dopo guardiamo, perché... Intanto questo... dobbiamo capire chi è che prende tutta la RAM. Abbiamo dopo capito che vita. C'è... Un attimo, scherzi, che sto guardando no, la storia. Un attimo. Secondo me c'è un procione che ti sta mettendo tutta il pattume che rubano dai cestini nella RAM. Ma stai usando un Mac? Sì, e quello è il problema principale. Ragazzi, comprerò un PC, ve l'ho detto, quello che SpaceX me lo chiederà di quanto è veloce. Sì, però raga, dovete contribuire, perché qua sennò lui arriva al PC e Giovanni va a vedere in mezzo alla strada. Bella ragazzi, questo è il PC, non ho la corrente per alimentarlo. Sì, però... è possibile. Non dovremmo controllare queste case? Lo vuole talmente potente che quando lo accende salta la corrente in tutto il quartiere. Giusto? Certo. Allora, controlliamo queste case. Daniele, Lorenzo, siamo a 12. Mi fa molto ridere. A 7 è scesa a 11 e 9. È risalita a 12. Dai, andiamo a controllare ste cazzo di case. Però andiamo a controllare le case? Vabbè. Eh sì, devi controllare le case. Cazzo, comincia a far freddo. Lo so che comincia a far freddo. Dove stanno le case? Qua. Ok. Ah, ma anche là sopra. Vabbè, no, qua controlliamo quella. Ragazzi, me ne sto accorgendo che è un casino con Mac. No, allora, quella non si può, controlliamo quella lì. Tra l'altro quelle macchine qua non partono davvero, mica come la tua. E dove salgo? Di qua. Ecco. Questo si apre, manco per il cazzo, però qua sì. Tra l'altro il letto è più rifatto del mio. 12 e 4, Lorenzo. Bene, bene. Avvisaci quando è a 14. Esatto. Noi controlliamo il meteo per vedere se può partire. Una carta. Questa mi manca. È una... Ah, il Tesseractor. Ah, sì. Ma che fighe che le hanno fatte le carte. C'è pure la piega di come è rovinata. Eh beh. Mi immagino che ha modellato quella carta. Cazzo, devo... come la piego ora? Secondo me si è basato sulle sue figurine dei supereroi da bambino. No, no, ne ha comprate, le hanno passato la Naughty Dog tipo 1000 euro da sì, spendere in figurine per piegarle. 16 giga di RAM. 12 e 7, Lorenzo. Ci siamo quasi. Non ce ne sono di altre da guardare? Uno dei tanti quartieri. Lì, vedo quella là sotto. Oh, il cavallo se ne va per i cazzi sua, Vediamo questa. Tra l'altro qua si può andare a vedere qua sotto. C'è un cazzo. Qua è fuori, saliamo su. 12 e 8, Lorenzo. Ah no, saremo qua sulla minchia. C'è niente. Ah, qua. Vedi che si poteva salire? Ah. Piano piano.
Ma questa cosa di trovare i proiettili nei cassetti ancora mi fa impazzire. Cioè, la gente va in giro con i proiettili nei cassetti. Anche. No, non c'ho sì, voglia. Tra l'altro, per portarli dietro tutto, portavano via il comodino. Fanno prima. L'ora è 12:09. Yeah, 13. Anydesk, dai, installalo. Scaricalo al volo e mettilo. Vedi se riesco a farlo mentre sei nella live. No, Madonna mia, pensa un po' che mina. Tanto te ne dovresti usare 4K. Le... Aspetta, perché qua non mi sta facendo fare cliccare nient'altro. Ok. Allora, ragazzi, seguite in diretta il crollo del mondo. Anydesk. È colpa mia, però, almeno, dai. È sempre colpa tua. C'è Francesco che giustamente mi risponde dicendo: in un mondo pieno di mostri li metterei pure nelle mutande i proiettili. Sì, infatti, ma... Oh, remo... L'applicazione... Ok. Comunque stasera avete la possibilità di vedere in live una cosa spettacolare, il fatto che i moderatori non sono solamente dei moderatori. Ma i moderatori fanno pure supporto remoto. Esatto. Allora, Lore... Mandami il numero su Telegram. Ti mando il numero. Sì. Amo chat. Il numero di telefono. Mi mandi il numero? Ragazzi, 13:09 Lore. Cerco di fare il più veloce possibile. Dai, ce la puoi fare, Lorenzo. Dai, ce la puoi fare. Ragazzi, seguiamo questa cosa un attimino. Ok, allora, stacco questo, accettare. Consenti accesso? Sì. Consenti accesso. Ok. Ragazzi, in questo momento vi dico che è Lorenzo che sta guidando il mio computer. Io non so quello che possa succedere. Qua andiamo in pausa. Esatto. Ecco, questo è Lorenzo. Allora, aspetta. Prima di buttarlo giù. Ok. Ragazzi, un attimino di pausa. C'è Lorenzo che sta facendo delle cose. Che devo fare? Che parla pure, se vuoi. Ok, Lorenzo sta facendo delle cose nel computer. No, non può giocare, però potrebbe... Tutto quello che succede adesso è colpa di Lorenzo, qualunque cosa. Cioè, anche se mi si cambia la voce di... Lorenzo, smettila! È stato lui, ve lo dico. Sta facendo tutto lui. Ma tu intanto stai capendo che cazzo sta succedendo? Sto cercando. Che divertente, è divertentissimo questa cosa. Io nel frattempo... Dai Lorenzo, risolvi i problemi. Lorenzo risolve i problemi. C'è la RAM che sta facendo esplodere tutto. Avete apprezzato questa mia... E ti ringraziano profondamente. Non avete apprezzato questa mia cosa canora? La tua interpretazione magistrale. Oddio, che cos'è? Oddio. No, raga, non avete capito, si è aperta una finestra con tutte righe di codice, non ci capisco un cazzo. Che stai facendo? Cosa? Prova la power. Che cos'è questa cosa? Cosa raga, stai non mi preoccupate che... No, io ho letto solo disabilita, io non lo so, che sta facendo? Oddio, c'ho paura. Adesso torniamo anche al gioco, cioè Lorenzo sta cercando solamente di risolvere per non far esplodere un'altra volta la live. Ma fa troppo ridere questa cosa, c'è Lorenzo che sta in Toscania, che al momento sta smanettando col mio computer, è una cosa che mi fa troppo ridere. Che lui sta in Toscania. Eh sì. Ma Marti Besac ovviamente dice magia nera, Giovanni, meglio sì, non sì, sapere. Sì, ma io non lo voglio sapere. Io non voglio sapere che cosa sta facendo. Però è bellissimo che lui possa farlo. No, comunque... Davide, la sigaretta elettronica no, lasciagliela, no. Almeno quella. Però comunque vi leggiamo, quindi scrivete intanto che Lorenzo cerca di sistemare questa cosa. Daniele, senti questa. Cosa state facendo? Non lo so. Se senti questo. Però è bello. Oh.
Non lo so, Lorenzo, non ho idea di che cosa stia succedendo. Aiuto, salvatemi. sono intrappolato in questo microfono. Dai, divertentissimo. C'è Vale che dice, ma se vi dicessi che ancora Twitch non mi fa fare l'upgrade dell'iscrizione, ma fammi un attimo risolvere questa cosa dell'iscrizione della povera Vale che vorrebbe iscriversi a un livello più alto e non ci riesce. Allora... continuare a giocare. In teoria non dovrebbe salire. Stiamo a 13-1. Lo so, lo terrò lì e vediamo. Guarda quanto eco. Lo so che sono solo io deficiente che mi diverto con queste stronzate, ragazzi, lo so benissimo. E nessun canale solo col canale... Non so... nessun canale non solo con il canale di Joe. Boh, io lo trovo in estendi abbonamento, vado su livello 2 e livello 3 e li ho. Oppure se scendo vado su estendi abbonamento e mi dice... No, non su estendi abbonamento, perdonami. Su tutti i livelli a pagamento e ho... i vari livelli e mi dice a livello 1, 2, 3 abbonati, madonna. Mi viene in mente quella tizia, ogni tanto quando parlo mi viene in mente quella tizia del telegiornale che dice ci vediamo alle 21 circa, no alle 21 circa, niente, buona serata. Lorenzo, qualunque cosa tu possa fare, non mi cancellare la cartella coi porno. No, ma tanto c'è backuppata, penso. Andiamo avanti. Certo che backuppata, ce ne sono quattro. Allora, però per dire, cioè... 13 Lorenzo e 3, Lorenzo. Andiamo avanti. C'è Andre Pixel che dice, penso se uno entra in live ora e vede Giovanni che sclera. Raga, ma il vostro compito, ragazzi della chat, è quello di portare qua più gente, quindi dovete dire alla gente che qua si sclera. Dina gli ha detto che guardare. Fai stasera, aspetta. Di invitare Joel per un film. Ah, lei voleva invitare Joel per un film. Quella voleva scopare. Vabbè, no. Ti hai fatto pace? Oh, infatti gli risponde. Oh. 13-2, allora. Lo vedo. C'è Davide che chiede la storia finora di questo gioco. La storia finora di questo gioco è che sono passati 4 anni da quando Joel... Sangue. Guarda che bello. Quindi... Stavo dicendo... Ah no, aspetta, lascia parlare. Quanti ne servono per sbranare un alce? Più di uno. Dove si sono nascosti? No, non si è pentita del bacio. Ci stanno un po' a provare. È un po' una cosa tipo. Mi è piaciuto molto il dialogo. Quanti ne serviranno per un alce? Più di uno. Ok. C'è DJ che dice per Slim Dogs 2 backup per i porno 4. Onesto. Stai scherzando, ma vuoi mettere l'importanza? Sento all'interno. Come cazzo sono entrati? Soprattutto come entriamo noi? Da lì, c'è la finestra spalancata. Ci sono diverse impronte.